Presidente, arriva il bonus sociale idrico per 17.000 utenti nel Teramano. Sì, una misura che era molto, molto attesa e ci tengo a ribadire perché è importante che l'attesa non è dipesa dalla Ruzzoleti ma dalle autorizzazioni che dovevano arrivare a livello nazionale agli enti preposti per rilasciare questo bonus, perché la caratteristica rispetto al passato è che il bonus non va richiesto in azienda, non c'è nessuna istanza specifica da promuovere presso noi gestori, ma scatterà un automatico nel momento in cui un soggetto si rechi presso un CAF, richieda un e abbia le condizioni previste per ottenerlo, ossia un reddito sui 9.500 euro circa l'anno, oppure una famiglia con almeno 4 figli un reddito di 20.000 euro, o essere percettore di un reddito di cittadinanza, insomma misure corrispondenti. E, è molto importante appunto perché riguarda una grande fetta di popolazione, sono circa 17.000 persone, 7.000 ce l'avranno direttamente in bolletta perché sono a loro volta titolari di bollette del servizio idrico, altri li riceveranno come una sorta di rimborso. È una misura retroattiva, riguarda gli anni 21 e 22 e noi abbiamo iniziato a bollettare queste, poi man mano verranno accreditate anche le altre annualità. C'è anche un open day di cui parlare. Sì, la Ruzzo ha promosso questa operazione di trasparenza in occasione della giornata mondiale dell'acqua, abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso che non sia il convegno, ma di aprire gli impianti, due impianti simbolici insomma, che rappresentano le due visioni dell'azienda, cioè un depuratore, quello di Alba Adriatica, che è uno dei più innovativi a livello tecnologico, e il potabilizzatore di Montorio Alvomano. Per accedere bisogna iscriversi ad una mail che è sul sito dell'azienda, insomma aspettiamo quanti più cittadini vogliano venire. Siamo molto contenti del fatto che molti giovani e molte scolaresche hanno chiesto di poter visitare gli impianti, questo è segno che c'è un interesse crescente del territorio per il territorio e ci riempie di orgoglio questa cosa. Diciamo che la quota è di 50 litri a persona al giorno per componente del nucleo familiare, quindi facendo un rapido conto 50 litri a persona sarebbero 18,25 metri cubi all'anno, quindi il risparmio che verrà ottenuto è di 18,25 metri cubi l'anno per ciascun componente del nucleo familiare. Questi metri cubi chiaramente vanno moltiplicati per la tariffa di acquedotto, fognatura e di depurazione. Per una famiglia di 4 persone sono 200 litri. Per una famiglia sarebbero esattamente 200 litri al giorno, sì. E quindi complessivamente 73 metri cubi l'anno, credo, sì.